Ciao a tutti, draghi! Sono Eterion e sono qui per fare un video su Warframe, banalissima premessa, sulle Afuris Prime, le armi dei furri. No, non sono le armi dei furri, però siccome si chiamano Afuris, mi ricordo particolarmente quella cosa lì. Comunque, oggi parliamo di queste pistoline che sono, per una buona percentuale, un po' di Mastery Fodder, ma se volete spenderci un paio di forme e un arcano, diventano decenti da utilizzare. Hanno un bello sparo, un bel ratio, insomma, i danni li fanno, ok? Non sono monnezza, mettiamola così. Queste sono le statistiche delle Afuris prime. Hanno un 30% d'effetto, che comunque non è male. Un banalissimo, mediocre, 2x di moltiplicatore critico, una probabilità di critico del 16%, quindi io piango tantissimo, e principalmente fanno perforazione piuttosto che impatto e taglio. Fine. Hanno una cadenza di tiro che è altissima, 12.5 e tanto, 80 di caricatore e 400 di munizioni massime. Questo significa che, anche considerando che ne raccogliete 60, vi occorre un vigilante su please o comunque qualcosa per recuperare munizioni, perché rischiate di restare senza a una certa, e non è cosa carina. Questa è la build che vado a proporvi per queste due pistolettine. Non c'è, come potete notare, una mod che alcuni di voi direbbero è essenziale. Come fai a non mettere il Lethal Torrent? Ti dà sparo multiplo, ti dà cadenza di tiro. Vero, ma per fargli fare danno o faccio così o faccio così, cioè scegliete voi. Ok, per me va bene anche metterle dal torrent al posto di Hornet Strike, tanto il danno lo fa Cascadia Flare. Adesso vediamo entrambe le versioni, così adesso state buoni tutti quanti. C'è un po' di danno dato dall'Hornet Strike, c'è il critico, perché quest'arma comunque ha bisogno di un po' di critico, era veramente scandaloso, il 16%. Il Galvanized Diffusion e lo Shot. Andiamo a fare comunque 5 effetti grazie a questa build: corrosivo, fuoco, taglio, perforazione e impatto. Il Primed Heat Charge, che diventa così l'effetto, il fuoco più alto tra tutti quanti quelli che possiamo vedere qui nelle statistiche, quindi è anche l'effetto che proccherà più spesso all'interno della nostra build. E infine il Cascadia Flare al massimo, 12% di danno per 10 secondi fino a un massimo di 480% quando si applica l'effetto fuoco. Faccio vedere l'arma, come si comporta contro i nemici, livello 190, fermi, oh mio dio, Corrupted, Eevee, Gunner, Stock Up, spariamo un pochino. Il primo nemico ci mette un po' a morire perché bisogna attivare tanti vari bonus, attivare il... capito, no? Cascadia Flare. Guardate i danni adesso. Una volta che il Cascadia Flare è bello alto, sono nemici comunque livello 190, mettiamo caso che si muovano, perché voi avete questa malattia, questa ossessione per i nemici che se non si muovono fanno schifo le armi, ok? Non fanno danno altrimenti le armi. I nemici si stanno muovendo, e si era pure azzerato il danno del Cascadia Flare, che tra l'altro con questa cadenza di tiro spara una marea di colpi. Guardate come muoiono i nemici dello 190. Ovviamente il virale lo mette il gattone, per questo ho messo il corrosivo sull'arma, quindi doppio effetto, anzi triplo, visto che mettiamo sia il virale che il corrosivo che il fuoco, facciamo un bel danno. Vi faccio vedere anche con, anzi senza, l'Hornet Strike, quindi con il Lethal Torrent, avremo più sparo multiplo, meno danno di base, ma lo recupereremo comunque con il Cascadia Flare, e ovviamente più cadenza di fuoco. Più cadenza di fuoco vuol dire anche più danno, perché più spariamo, più nemici possiamo colpire. Ricordatevi ovviamente che questo significa ovviamente... non ce l'ho. Significa anche che consumate molte munizioni, cioè bisogna stare più attenti dove si spara, perché si rischia di fare cacatine. Però questo è come si comporta l'arma. Guardate che meraviglia, guardate i numeri. È sfisto. Un piccione. Perché un piccione? Non lo so, non fa così solo un piccione. Sono 190, non è che sono bazzecole. Questi qui manco in steel pad si trovano a caso. Bisogna girare un po' per trovarli. Comunque, ragazzuoli, questa è l'arma. Spero vi piaccia. Sono tre forme, non è banalissimo. Tre forme
più gli ho messo la Primed Pistol Ammo Mutation, perché, vi ripeto, ha un piccolo difettuccio per quanto riguarda le munizioni, e ci vuole un bel cascaglia flare. Probabilmente funziona anche bene con un Secondary The Dead, ma con questa build, con la mod da fuoco, worka molto molto bene con la cascaglia flare. È un video estremamente breve, estremamente veloce, super fast qui per voi, perché volevo farvi una build così, in 5 minuti. Sono 5 minuti e 30 che registro, non vi taglio nulla, perché così deve essere un video su YouTube. No, non è vero, però così è, non importa. Vi ringrazio per avermi seguito, spero che la build vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate anche un mi piace al video se vi piacciono ovviamente i miei contenuti. Io sono Eterno e spero di vedervi alla prossima. Ciao draghi, ciao draghi, ciao draghi!